Sono Maya Sansa, ho 24 anni, vivo a Roma e da pochi mesi, nel senso che ho vissuto a Londra e studiato a Londra. E mia madre è italiana, mio padre è iraniano. Eh sì, la Bali è stata un'esperienza fantastica, nel senso che sono stata provinata durante le vacanze di Pasqua mentre frequentavo l'Accademia d'Arte Drammatica. E quindi la balia, cioè proprio il girare il film, è successo durante un trimestre dell'Accademia, quindi il mio terzo anno d'Accademia, un periodo l'ho passato facendo il film. Ed è stato un tuffo nel mondo, no? In cui sogno di far parte, insomma adesso inizio a farne parte, però è stato bellissimo, e lavorare con Bellocchio è stato assolutamente fedele al sogno di esperienza, non lo so, cinematografica ideale. Metti nostalgia del vostro paese? No, sto bene qui. Non vi manca nessuno? No. È strano. Potreste sentirvi sola? Avere voglia di avere il vostro figlio vicino? No, lui sta bene. Affascinava molto, a parte l'idea di lavorare con Gianfranco Gianni e Ben Gazzara, che è un grande attore, lo stimo moltissimo, ma anche l'idea di interpretare un personaggio che fosse diametralmente opposto a quello della balia, perché in questo film sono, diciamo, una ragazza che poi si prostituisce anche all'interno del carcere perché ha un fratello in questo carcere e vuole che lui abbia tutte le agevolazioni possibili. Insomma, diciamo che l'amore per il fratello è quello che poi porta la ragazza ad essere una disperata. È vero, Scalzi. Lei è l'avvocato di quello del bar, di Giordani, Federico Giordani.